Lo sento, lo sento. Vivete anche con questo rumore di fondo? Quale rumore? A lei non sente un rumore? È come una turbina, una macchina, un motore. Il rumore di fondo di una città è assordante. Questo? Sì. Questo è il silenzio. E questo lei lo chiama il silenzio? Certo, il silenzio. È un po' come il vuoto, è difficile da percepire. Io non riesco a capire come un essere umano possa viverci. Abitudine. Ma lei è il benvenuto. È qualche anno che... Sì, sì, lo so, ma la richiesta di questo controllo mi ha sorpreso, io... Resterà con noi per un tempo imprecisato. Posso sapere di cosa si tratta? A fretta. Beh, diciamo che questa scossa mi ha messo una certa agitazione. In pochi minuti starà benissimo, quasi come un nuovo essere. È strano, io vorrei poter rimanere in piedi, ma è come se potessi cadere. Sì. No, resti seduto. Si rilassi. Ci siamo. Non c'è fretta, professor Turing. Come mi ha chiamato? Turing. No, ci deve essere un errore. Lei mi confonde con qualcun altro. Io sono Pop. Archibald Pop. Lei ha creduto di esserlo. In realtà lei è il professor Turing. O meglio, lei è un clone del professor Alan Matheson Turing. Nato il 23 giugno del 1912... è morto il 7 giugno del 1954, reimpiantato 42 anni fa, e anche oggi è un 7 di giugno. Cosa? Non si agiti. Il suo organismo sta affrontando una trasformazione. La memoria Turing si sta, come dire, sciogliendo e installando in Archibald Pop.